cannocchiale al centro, l'asse del cannocchiale al centro della meridiana. Questa è la stella dell'equinozio. In questo caso ho inquadrato la parte dell'equinozio di autunno. E sono le ore 12:57 e 38, 12:57 e 40. Il sole sta per arrivare in meridiano. Questa è la linea meridiana che continua in verticale sull'obelisco. Stiamo cercando appunto di proiettare l'immagine del sole qui vicino alla stella tridimensionale, alla stella bidimensionale. Ma che sta facendo? Che sta facendo? Adesso sto proiettando l'immagine del sole. Ma è questo il centro? Vicino alla stella bidimensionale, e tra qualche minuto nell'immagine del sole si forma, cioè il sole va dietro alla stella tridimensionale sopra l'obelisco, e quindi si vede apparire la stella dell'obelisco o una parte insomma dei fregi che si trovano sopra l'obelisco. Ok? L'ombra sta qui, però vedete il telescopio è in asse con la meridiana, quindi cattura la luce. Adesso la posizione proprio in asse è questa, quindi l'immagine del sole si sposta verso di me. Il sole cattura la luce dal centro della meridiana, e quando l'ombra arriva proprio davanti, arriva proprio da noi, a quel punto abbiamo proprio il meridiano. Questo è il segnale orario dell'una, quindi mancano 3 minuti. In realtà la campana suona 18 secondi prima. Perché? C'è un motivo? Perché quando per esempio sono tanti i rintocchi, in modo che dare l'ora esatta. Sì, sì, sì. E poi anche un altro motivo è che nessun orologio al quarzo è mai esattamente preciso. Cioè, un orologio rotto è più preciso di uno, eh? Esattamente per quello. Perché l'orologio al quarzo, come un orologio meccanico, in base alla temperatura può correre un po' più veloce o un po' più lento, e quindi si accumula nel corso dei giorni o un anticipo o un ritardo. Periodicamente vengono corretti. Per esempio il mio orologio viene corretto tutte le notti, però anche nel corso della giornata prende 11 centesimi di secondo. Quindi l'orologio atomico è l'orologio più preciso che conosciamo, addirittura più accurato della stessa rotazione terrestre. Anche la rotazione terrestre tende a rallentare in questo periodo di qualche istante. Roba di un decimo di secondo all'anno in questo periodo, ma neanche, perché è un periodo in cui invece. Ecco la stella che sta entrando, eh. Se guardate il dettaglio dell'ombra, vedete la punta della stella che è appena entrata. È una cosa molto piccola, però si vede. Ah, già si vede? Sì, sì. Lo vedi che c'è una punta dentro al disco del sole? Quella è la punta della stella, adesso si vedrà il sostegno. Grazie.
E quando... Perché l'ombra non ancora sta là? È perché la stella ha una certa dimensione. Qui possiamo capire che questa stella avrà una dimensione di 50 cm di diametro. Vedi, ci sono i tiranti, perché tutta quella roba che sta... dovrebbe arrivare qui. Stiamo passando in mezzo all'ombra, cioè l'ombra sta passando su di noi, però non è un'ombra completa, è una penombra. Vuol dire che da questa parte il sole, come vedete, il sole è oscurato ma solo parzialmente, non è oscurato completamente. Adesso, quando questa linea sarà al centro dell'ellissi solare, perché questo è il sostegno della croce, è il piedistallo della croce, quando questa linea dividerà in due l'ellissi solare, abbiamo il momento del transito meridiano. E cioè a occhio è adesso, 13:03:07:30. Vedete che la situazione è simmetrica, si vedono pure i tiranti che tengono la croce. Quindi in questo momento noi riceviamo il 70% della luce del sole in questo punto, perché il restante 30% è occultato dalla croce, che ha una dimensione di 10 cm, e dal piedistallo. Lì dove invece vedete che c'è un'ombra più grossa, lì invece è il 100%, perché il piedistallo di tutti i fregi è molto più grosso. È un piedistallo che ricalca lo stemma di Papa Sisto V, che c'erano tre monticelli e una stella sopra. Infatti lì sopra l'obelisco vedete tre monticelli che sono grossi, la stella e poi la croce sopra la stella. Pensate che questo fregio dai monticelli fino alla croce è 5 metri di altezza. Ecco, il passaggio meridiano è finito, cioè il sole adesso sta abbandonando quel fregio visto dal centro della meridiana. Noi lo possiamo inseguire, la velocità con cui lo dovremmo inseguire è di un San Pietrino al minuto. Cioè, se noi spostiamo questo telescopietto di un San Pietrino ogni minuto, i San Pietrini sono queste pietre qua, ci manteniamo in asse con la croce e con la stella tridimensionale. In teoria tutto questo fenomeno dovrebbe avvenire allo stesso istante sia alla base della croce, sia alla sommità della croce che è là dietro, sia al fregio tridimensionale. In realtà non è così. Molto probabilmente c'è un'inclinazione della croce, è leggermente inclinata verso ovest, di qualche centimetro, e questo fa sì che l'asse del passaggio sulla sommità della croce sia diverso della base della croce, quindi la croce è un po' inclinata. Che significa questo? Significa che ci sono i tiranti che la tengono lì comunque. Se però l'inclinazione supera un certo valore, c'è pericolo che cada. I tiranti evitano che cada, però vi dico, in base a queste misure, che la croce non è esattamente verticale. Trattandosi di un'opera importantissima, questi controlli devono essere fatti continuamente dai responsabili della fabbrica di San Pietro. Sono quindi a disposizione per dare delle consulenze. Se avete un obelisco a casa, se questo è dritto, lo possiamo verificare con l'astronomia. Ecco, il passaggio meridiano è avvenuto, l'ombra è stata ha attraversato tutto il campo. Vedete che l'obelisco, in cima all'obelisco, qui vicino all'ombra dei vostri compagni, c'è la sommità della piramide. Spostatevi un pochettino in avanti, per favore, di là. Più avanti, fate un passo avanti. Questa è la sommità della piramide che si trova in cima all'obelisco. In questo momento sì. Vi dicevo, la sommità della piramide là sopra, che qui non si vede perché siamo contro luce. La sommità della piramide non è esattamente in asse con la croce.
c'è una differenza di qualche centimetro, cioè il sistema croce piramide pende verso ovest di qualche centimetro. E direi che per oggi la piazza San Pietro è veramente tutto. 13.07 del 20 di settembre.